Cresce il disagio a Ponte alla Chiassa e anche a Giovi per la mancanza di un sostituto del medico di famiglia che è andato in pensione. 1600 cittadini della zona si sono ritrovati senza sostituto e quindi senza medico. Sono per lo più persone anziane che magari non riescono neanche ad andare lontano, ad Arezzo, a essere accompagnati. Abbiamo parlato con l'ASL e in particolare con il dottor Giglio che ci ha mandato a dire che erano perfettamente al corrente della situazione e che stavano facendo di tutto per sopperire a questa mancanza che è veramente grave. Tramite tutto con il telefono, fanno le ricette nel telefono. Noi non siamo tanto, e il mio nipote mi dice non sei tecnologica, noi non siamo tecnologici. Purtroppo per me, di quello che ho avuto mi ci vuole le medicine spesso e ora come ora non posso io andare Arezzo è appena storito. È una situazione che è comprensibile perché qui siamo tutti in balia di nessuno. Si aspetta che mandino il dottore non lo mandano. Ci sono le persone che non possono andare a Arezzo, non possono andare di qua, non possono andare di là e poi si deve fare tutto per telefono, insomma anche questa è una cosa bruttissima, via. Purtroppo le persone anziane non sono tecnologiche, anch'io mi tengo anziano anch'io anche se non sono, però non sono tecnologiche, le biciclette non vanno più, vanno a piedi, le corriere per andare dal dottore Arezzo a Subiano non penso che una persona di 70-80 anni la prenda. Ci tornava molto bene questo medico e ora siamo tutti un po' così ballottati qua e là e non sappiamo proprio come fare. C'è stata da fine agosto una situazione di completo abbandono con persone che venivano qui alla farmacia a chiedere ma questi medici